Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò dello Smartoscope Vario distribuito da Kowa, che ho avuto il piacere di testare per oltre 6 mesi. È un prodotto solido, robusto e molto affidabile. Beneficia inoltre di innumerevoli accessori per consentire il collegamento a cannocchiali, telescopi astronomici, binocoli e anche microscopi. I prezzi partono da 196 euro. Come sempre troverete su binomania.it una recensione approfondita utilizzando il link qua in alto. Io comunque ve ne parlerò tra pochissimo dopo la breve sigla. Inizio con il dirvi che lo Smartoscope Vario è un prodotto austriaco, ha un corpo in alluminio e componenti realizzati con un alto grado di poliossimetilene. Pesa solo 150 grammi e quando i suoi componenti sono retratti occupa così poco spazio, circa 4x7 cm, che può essere trasportato in una giacca o nel taschino della camicia, come uno smartphone di medie dimensioni. La cura dei dettagli è evidente sia per quanto riguarda la lavorazione meccanica che per l'ottima verniciatura, che dopo mesi e mesi di utilizzo si è dimostrato in grado di resistere egregiamente a graffi e urti. La filettatura del binario ottico che ospita gli adattatori è ancora intatta dopo ore di utilizzo. Anche il sistema di traslazione del morsetto laterale, che serve per accogliere smartphone di varie dimensioni, devo dire che è ancora perfettamente funzionante, compresa la molla. La piastra principale e le altre aree sono realizzate con inserti gommati che prevengono la possibilità di graffiare l'amato telefono, oltre a prevenire scivolamenti indesiderati. Insomma, niente di paragonabile ai classici adattatori per smartphone di fabbricazione cinese e in plastica che flettono o si rompono dopo qualche ora di intenso utilizzo sul campo. Altro fattore di pregio è la possibilità di sostituire e riparare ogni singolo componente di questo adattatore, e questo garantisce ancora una maggior sicurezza per gli appassionati che intendono investire circa 200 euro per un prodotto che utilizzeranno magari per molti anni. Come anticipato, questo sistema è altamente personalizzabile, non solo per quanto riguarda gli adattatori, ma anche per gli optic rail, che possono essere sostituiti con il modello standard in base alle proprie esigenze. Sono infatti disponibili le seguenti guide ottiche: il K30, che è questo, venduto di serie, che ha una filettatura da 30 mm per il collegamento con gli anelli adattatore Kowa e l'anello adattatore universale Smartoscope UR4. Lo Z13, che beneficia di una filettatura da 13 mm per il collegamento agli anelli adattatori Zeiss. L'S15 con una filettatura da 15 mm per il collegamento con gli anelli adattatori Swarovski serie PA. L'S16 che offre, come avrete capito, un filetto da 16 mm per il collegamento con gli anelli adattatori Swarovski serie AR. Questi optic rail, quindi binari ottici, costano 29 euro l'uno. Per chi ha la necessità di fotografare con molti strumenti ottici è disponibile l'adattatore universale UR4. Si tratta di un anello adattatore regolabile che si avvita saldamente sulla guida ottica da 30 mm dello Smartoscope Vario. Grazie al sistema a 4 viti è possibile comprimere l'anello interno per adattarlo allo scafo ottico dell'oculare senza danneggiarlo. Il kit comprende anche delle strisce in gomma di vari spessori per ridurre il diametro dell'anello interno, aumentando ulteriormente la versatilità. Il costo attuale di questo prodotto è di 72 euro, mentre chi volesse acquistare il sistema Smartoscope Vario più UR4 dovrà spendere 268 euro. Esistono poi delle soluzioni dedicate per anelli adattatore Zeiss e Swarovski e Leica. In questo caso, come vi ho parzialmente anticipato, è possibile collegare gli anelli adattatori delle aziende del settore acquistando l'apposito Optics Rail, che andrà poi collegato allo Smartoscope, oppure mantenere semplicemente il K30 di serie acquistando una piastra adattatrice da avvitare nel filetto da 30 mm. Vi mostro nel frattempo questa illustrazione per mostrarvi le varie possibilità di collegamento.
Per quanto riguarda il test pratico sul campo, ho potuto anche provare il nuovo adattatore per gli spotting scope Zeiss e quindi ho avuto il piacere di testarlo non solo con il Kowa TSN88A ma anche con lo Zeiss Arpia 95. Inutile dire quanto veloce sia l'utilizzo dello smartphone con questo genere di accessorio. È molto robusto, privo di qualsiasi piegatura e si adatta perfettamente agli oculari degli strumenti citati. Inoltre, grazie TSN Twist Up Lockers di Kowa, che ho presentato, se ricordate, nella recensione dell'88A, è ancora più facile regolare la corretta distanza tra la lente di campo degli oculari Kowa e anche oculari astronomici con un simile diametro e la fotocamera del vostro smartphone per evitare effetti di vignettatura o blackout al centro del campo. Grazie agli anelli adattatori e a quello universale ho fotografato e filmato video comunque con vari strumenti, dal classico telescopio astronomico, come ad esempio un classico C8, a un binocolo gigante fino ad esempio a un microscopio. Lo ripeto, il suo pregio maggiore è la facilità d'uso. Non ho mai infatti fotografato con un adattatore così facile da regolare. I possessori di strumenti costosi sono spesso costretti ad acquistare un adattatore specifico perché non sono in grado di sfruttare adeguatamente la propria attrezzatura, sia per problemi di flessione e connessione, sia per la cattiva meccanica che contraddistingue spesso molti adattatori realizzati a buon mercato. Lo SmartoScope Vario invece è un adattatore universale che vi permetterà di ottenere la stessa affidabilità dei prodotti specifici, mantenendo nel contempo un'ottima universalità. Un altro vantaggio di questi adattatori rispetto alla tecnica del digiscoping classica, che prevede il collegamento di una fotocamera o mirrorless, è il netto risparmio sia in termini di peso che di prezzo. Del resto, infatti, quasi tutti ormai possiedono un telefono di ultima generazione, ma non tutti possono acquistare una reflex o una mirrorless. Impostando inoltre in anticipo l'angolazione dell'optic rail, si può agganciare rapidamente lo smartphone senza dover acquistare o trasportare uno zaino con attrezzatura fotografica. Insomma, non resta che tirarlo fuori dalla tasca, fissare il morsetto allo smartphone, inserirlo sopra l'oculare e scattare. È giunto adesso il momento di parlarvi, come sempre, in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi potrei dire che è un prodotto robusto realizzato in Austria. Tutti i componenti sono sostituibili in caso di guasto e c'è una buona qualità anche dell'adattatore universale TA4. Possibilità di utilizzare adattatori specifici per Kowa, Zeiss, Swarovski e Leica. Nessuna flessione durante l'utilizzo, compattezza da chiuso, facilità di regolazione e allineamento e inoltre una ottima universalità e velocità di utilizzo. Tra i difetti, come avete visto, non è tra i prodotti più economici, ma d'altronde la qualità si paga. Non è possibile regolare l'estrazione pupillare, ma è possibile però ottimizzarla in alcuni casi grazie all'utilizzo dei TSN Twist Up Lockers proposti da Kowa. In definitiva, credo che lo SmartoScope Vario sia uno dei migliori adattatori per smartphone che ho usato, se non il migliore. È totalmente costruito in Austria, compatto ma robusto, facilmente regolabile e senza giochi o flessioni. È perfetto per l'appassionato esigente che vuole sfruttare proficuamente la maggior parte degli strumenti ottici in suo possesso, pur beneficiando della precisione di un adattatore specifico per un singolo prodotto. I prezzi partono da 196 euro. Io ringrazio il dottor Günther Reisner di Kowa Optimal Deutschland per aver fornito tutti gli accessori oggetto di questa recensione, permettendomi di condividere le mie impressioni personali nell'uso pratico. Io termino qui, noi ci vediamo come sempre su questo canale, vi aspetto anche su due siti ufficiali che sono binomania.it per quanto riguarda i test di binocoli, telescopi, spotting scope e fototrappolaggio e microscopi, e Termici Notturni per tutto ciò che concerne la visione notturna. Se ancora non lo avete fatto, inoltre potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni e buon digiscoping a tutti. Ciao ragazzi!